preparato discorsi, non ho mai preparato discorsi di Ramino, forse in rari casi, nemmeno forse in più laureato. A papà gli ho dedicato quattro poesie, due da vivo e due da morto, molto struggenti, però molto significative. Però stasera ho scritto due parole perché rappresentavano, secondo me, quello che è stato mio padre. Poi secondo me il vero artista non sono io, è mio padre. Molti quadri che vedete qua, che ha fatto mio padre. Sono quasi suoi, quello è suo. Perché papà era un artista, anche se poi lui con una grande semplicità non voleva nemmeno dirlo, non era il tipo che amava le foto sui social, era una persona semplice, genuina, che nella sua piccolezza comunque è riuscita a fare tante cose. In primis, io sono orgoglioso e felice, diciamo, sono i genitori ad essere orgogliosi dei figli, io sono orgoglioso io di mio padre per quello che è stato, per l'educazione, i valori che mi ha dato, che tutti mi riconoscono, e di questi tempi, in questa società è difficile pure, no? Nel periodo storico nel quale viviamo, essere una persona costumata, congelata come è stato mio padre, e quindi sono orgoglioso. Poi sicuramente lui, anche in questo contesto, era sempre uno di quelli che ha contribuito e ha partecipato a fare molto, si è impegnato anche lui nella realizzazione degli eventi, sempre dietro le quinte, e poi anche lui come me credeva in questo cambiamento culturale, cioè lui, a lui non piacevano le carte, veniva qua proprio per stare con le persone, per dipingere, dare, cioè, diciamo, una sorta di suo atelier, un ufficio, dove creava diciamo, alcune opere che poi le regalava a tutti, che lui era anche molto, più che generoso, diciamo proprio buono d'animo, cioè lui andava a trovare i malati, stava vicino alle persone, infatti quando Antonio Guarino non stava bene, lui veniva a casa, sono stato da Antonio, non stato bene, era molto toccato, mi faceva quasi tenerezza, mi sembrava io il padre e lui il figlio, no? Su certi aspetti, perché chi ha un'indole così è molto sensibile alla vita al prossimo. E niente, comunque vorrei dire tante cose, però non voglio, diciamo, prolungarmi, appunto. Poi vi leggo una cosa, quello che secondo me ha rappresentato papà, perché secondo me lui era l'artista in casa, non io che ho scritto 5 libri, ho pubblicato queste 5 opere, che poi in 2 libri ci sono anche 2 poesie dedicate a papà. Poi sulla scia di quello che ha detto Salvatore, giustamente dice, è bello quando nasce l'amicizia tra queste generazioni, no? Forse ciò che legava te e Guarino era la grandezza, cioè voi eravate, sì, delle due grandi persone, e questo, per questo forse è nato questa amicizia. A girare del contesto anagrafico, è quando due anime, un po' come l'amore, anche le amicizie, quando sono leali e reali, si incontrano e fanno belle cose, per questo credo quello. E poi poi proprio in virtù di questo io credo una cosa, noi pretendiamo sempre che i giovani debbano cambiare il mondo, ma forse non è che dovremmo essere noi grandi a dare un mondo migliore a questi ragazzi, spesso li carichiamo di responsabilità, ma non siamo noi che gli stiamo dando in eredità un mondo. Loro che colpa hanno? Sono nati in un periodo storico, si trovano a vivere in un contesto, quindi non hanno nessuna colpa. Quindi Antonio Guarino mi ha fatto capire che nonostante le sue difficoltà dovute all'età, le varie problematiche, lui era in trincea, non si fermava mai, andavamo nelle scuole, io e Agostino Marano, un altro poeta, siamo andati a parlare ai ragazzi di poesie, e i ragazzi erano felici quando vedevano i poeti, no? Antonio dice, guarda, come poco. Dice, vicino ai ragazzi, questi sono due poeti, i bambini erano felicissimi, perché per loro, dice, non esiste più solo il calciatore, la modella o chi che sia, ma esiste anche il poeta. E poi si meravigliavano, dice, ma io pensavo il poeta fosse uno vecchio con la barba, invece vedevano me giovane e si appassionavano alla poesia. Quindi questo è stato anche un atto rivoluzionario, fare la cultura sui territori, quella è la vera mission. Come io pure da studioso, il mio scopo è portare l'etica in ogni livello della società. Non so se ci riuscirò, però ci provo come persona. Poi volevo dire due parole anche su Vincenzo Cozzolino, perché Enzo Cozzolino è sempre stato presente a tutti gli eventi, anzi lui mi coinvolgeva
Villanestro, queste canzoni di Salvatore, Centromamo, Cipollini, sono belle cose, e questo fatto è positivo perché portare i giovani a fare queste cose è raro. Ogni giorno si va a vedere il Napoli, però non si dice andiamo a vedere la presentazione di un libro o un evento artistico sul territorio. Quindi lo ringrazio Enzo per quello che ha fatto e per la sua immensa disponibilità. Io ho scritto questo cercando di identificare, secondo me, cosa era papà. Contando, questo è un po' azzardato, però uso un paragone molto azzardato. Ma mio padre era a tratti un moderno piccolo Leonardo da Vinci. Nel corso della sua vita si è occupato di pittura, meccanica, legno, restauri, elettronica, informatica. Lo scintille delle sue conoscenze lo vede preparatissimo sullo stato d'arte in generale, sulla politica attuale. Ha militato per anni nelle lotte ideologiche nelle quali lui credeva, ma in seguito non si è più rivisto. Un uomo di profondo spirito cristiano, sempre costumato, morigerato, abitato da nobili valori. La natura del suo cuore era purissima, di un'indole sempre incline a un bene comune. Era buonissimo. Apparentemente potrebbe sembrare che sia uscito fuori dalle righe, ma in realtà la sua è la mente di un artista sui generis, non compreso dalla maggior parte della collettività della società. Oggi è sempre presente e vivo nel ricordo dei propri cari. A lui devo molto, mi ha insegnato a vivere la vita più di qualsiasi filosofo o filosofia. Mi ha mostrato la vera poesia più di ogni tramonto, albo o cielo. Mi ha reso un vero uomo, più di ogni donna bella che abbiamo incontrato. Mio padre è stata la persona più grande che abbia mai avuto nella mia vita. A lui dedico tutto il resto della mia vita. Grazie.